quelli che il calcio, Francesca Michelin fa cantare Luca e Paolo. Luca e Paolo a quelli che il calcio cantano con Francesca Michelin. A partire dalle 13:45 di domani, domenica 15 ottobre, su Rai 2 andrà in onda la nuova puntata di Quelli che il calcio, dopo la pausa della settimana scorsa a causa della partita della nazionale italiana di calcio, con i comici Luca e Paolo, all'anagrafe Luca Bizzarri e Paolo Cessisoglu, affiancati dalla conduttrice Mia Ceran. I due comici accoglieranno la cantante di X Factor Francesca Michelin, che oltre a cantare il suo singolo Vulcano, brano di anticipazione del suo terzo album che sarà pubblicato a gennaio del prossimo anno, si esibirà in un divertente medley proprio insieme ai due conduttori. Oltre a questo evento musicale i conduttori accoglieranno anche la calciatrice Regina Baresi, che oltre a essere attaccante della squadra femminile dell'Inter ne è anche la presidentessa, che si ritroverà a Milano, in Corso Sempione, a commentare le partite insieme ai calciatori Brutti e al conduttore radiofonico Federico Russo. Quelli che il calcio, Luca e Paolo ospitano Eleonora Pedroni. Oltre l'intervento musicale della giovane cantante Francesca Michelin con il brano Vulcano, i conduttori Luca Bizzarri e Paolo Cessisoglu, meglio conosciuti come Luca e Paolo, e Mia Ceran, durante la puntata di domenica di Quelli che il calcio daranno spazio anche all'attrice Eleonora Pedroni insieme al collega, l'attore Diego Abatantuono che saranno nelle sale cinematografiche dal prossimo 26 ottobre con il film Terapia di coppia per amanti, che si siederanno insieme a Paolo Casarin, Fulvio Collovati e Giorgio Terruzzi. Per quanto riguarda, ovviamente, l'ambito sportivo, a commentare la partita delle 12:30 tra le squadre dell'Udine e della Fiorentina ci saranno Samira Lui e Paolo Vallesi. Per quanto riguarda le partite giocate dalle 15 per la partita tra Cagliari e Genoa ci saranno Maurizio Tavella e Boris Carta, grandissimo tifoso del Cagliari, per la partita tra Sampdoria e Atalanta, Miriam Perletti e Andrea Ceccon. Per il match tra Torino e Crotone, il telecronista Carlo Nesti e Marcello Cirillo infine per la partita tra Bologna e Spal ci saranno Chicco Fabbri, tifoso sfegatato della Spal, e Bruno Barbieri, lo chef e giudice di MasterChef Italia.